Nona settimana, tempo ordinario, anno pari, martedì. Ci parla San Pietro e ci dice: secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova. Sì, siamo allora tutti in attesa di un'epoca tutta nuova, per ritornare alle origini, come Dio aveva creato nella perfezione l'universo, l'uomo, la donna, i santi angeli. Ma cosa ci dice la Chiesa con la rivelazione del Signore, con la parola di Dio? Attingiamo al Catechismo della Chiesa Cattolica, questo libro che noi chiamiamo Vitamina C, CCC, Catechismo della Chiesa Cattolica. Se per esempio andiamo a trovare i numeri 1042 fino al 1050, troviamo che la Chiesa parla di questo. Come parla con certezza la Chiesa, se non attingendo dalla parola di Dio in primo luogo? Ecco la parola di Dio che oggi ci dona Pietro. Noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra. Così la Chiesa attinge anche all'Apocalisse, quando dice così che il Signore tergerà in quel giorno ogni lacrima dai loro occhi. Ecco, ci sarà un'epoca completamente nuova. E anche San Paolo dice che la creazione stessa, siamo nella lettera ai Romani, attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione. La Chiesa attinge ancora dove? Là dove i pastori si sono riuniti, il Concilio Ecumenico Vaticano II, quando insegna così: noi ignoriamo il tempo in cui saranno portate a compimento la terra e l'umanità, e non sappiamo il modo in cui sarà trasformato l'universo. Passa certamente l'aspetto di questo mondo deformato dal peccato. Sappiamo però dalla rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova in cui abita la giustizia e la cui felicità sarà sovrabbondantemente secondo tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini. Ecco i chiarimenti della Chiesa attingendo dal suo deposito di verità, la sapienza. Chiediamo il dono della sapienza, come la Chiesa stessa oggi, riferendosi a un brano della lettera agli Efesini, ci dice: il Padre del Signore nostro Gesù Cristo ci conceda lo spirito di sapienza, perché possiamo comprendere quella speranza a cui siamo chiamati. Chiedere la sapienza, dono dello Spirito Santo. Ma il dono dei doni è Gesù stesso, Lui è la sapienza del Padre. Sapienza increata, e dona a noi lo spirito di sapienza come dono dello Spirito Santo. La sapienza raggiunge il culmine in mezzo a noi quando viene applicata alle situazioni pratiche. Quella volta si riunirono insieme i sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani, mandarono i farisei e gli erodiani da Gesù per tentarlo. Gesù dice loro apertamente: perché mi tentate? E vuol vedere una moneta che loro hanno in mano, gliela portano. Dice loro: di chi è questa immagine e l'iscrizione? Gli risposero: di Cesare. E Gesù: rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Cesare è Dio. Dio è Cesare. Bisogna costruire un mondo nuovo in Cristo. Catechismo della Chiesa Cattolica su questo argomento ci dice: tuttavia l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce il corpo dell'umanità nuova. Alla terra presente dobbiamo collaborare con le energie umane migliori, ma per giungere pienamente al regno di Dio. Maria è la donna concreta e tutta per il regno del suo figlio divino Gesù, il regno di Dio. Lei è presente presso tutta l'umanità, è presente come madre, soprattutto quindi nella totale rigenerazione in Cristo di tutta l'umanità.